togli il dado. Ecco i dei. Senza perderlo. Sì, appunto, perché Mirko è già perso. Non questo, ma quello che gli era e ora lo abbiamo sostituito. I miei guanti rosa. Bene. Sì, che io non si cava, eh. Non so dove metterlo. No. Sì? Ma la famo aspetta, ne vediamo. No, io è giusta come ti avevi messa. Così. No. Girea. La corda va verso Dea, no? Sì. Quindi tira Dea. Così? Così è perfetta. Vabbè, scusa. Qua che sei una specie di sede, vedito? Se metti il dado, così mi tolgo il dito. Questo tono. Si posso. Puoi cavare i guanti. Meglio. È la stessa le foto. E se si sveglia sempre in bocca. Sono stata. Ecco, adesso quando che ti fai quel lavoro lì, invece ti metti sul guanto. Quando che ti viene una corda così. Adesso, tanto per spiegare anche agli altri, visto che andiamo via insieme, nessuna di queste corde quasi fila dentro il sacco. Filare la corda dentro il sacco vuol dire che mica faccio due nodi sotto e dopo la infilo dentro in modo che vado su e la corda man mano esce dal sacco. Importantissimo fare due nodi sotto, perché così se la corda è più corta del pozzo vedi la fine, te fermi sui nodi. Nodo normale andrebbe fatto un guide con frizione, te lo ricordi? No, nodo, io non ho parlato di gassa con... Allora... guide con frizione o un nodo a 8? Bravo. Uno. E due. E fai un altro, un po' più su. Dove che te che posto? Perché se ne fa due? Metti caso... metti caso che vieni in grotta una che ha il caschetto che non va. Facciamo finta, può succedere. Ma chi è questa scena? Chi è questa casi proprio. Chi è questa? Ti trovi sopra la corda. E quindi anche la mini ticca che te si spegne. Quindi ti arrivi in fondo e te fermi su un nodo. Ti dici, ma questo è un nodo che sei a metà corda perché se va, oppure se un nodo perché mi dice che sei la fine della corda. Allora due nodi se fine della corda, sentite sia il guido, ok? Questo è uno dei motivi. Dopo che se Kiki invece preferisse fare il nodo che ti stavi facendo qui, che adesso invece ti offre all'inizio della corda. Cioè ti devi ancorare questa corda qua su un ancoraggio, quindi per fare un guide con frizione, se ti sei in grado di farlo ti ho perso, no? Passiamo a qualcun altro. Beh, posso fare l'otto uguale, giusto? Sì. Solo che ti tieni la gassa. Cioè l'aso è dove che va agganciato dentro a quel moschettone. Aspetta che adesso ho un momento di vuoto. Infatti non è questo. Bellino tantissimo. No, non mi viene più. Quello lì è un nodo alla cazzo di carne. sì. E ora, passa che a... il tuo amico, io vediamo se lui si ricorda. Se io direi, beh, insomma, cosa ci vuole? Beh, non c'è dito. Mm-hmm.
Crispy. Visto che Hagrid aveva capito tutto. più con sapete più con allora aspetta, devo girare se me lo ricordo però è sempre guarda che ho 20 minuti di autonomia del video li prosemo subito qua. Su un caffè eccolo guarda bello aspetta che ci faccio ecco lo sistemiamo che è più carino e io mi sentendo soddisfatta sì. Allora vediamo se ci sono dei difetti, direi di no. L'unico difetto, ma in questo caso è irrilevante, è che questa cassa qua è un po' troppo lunga, ma non importa. In questo caso non importa. La cassa troppo lunga, e la cassa è quando che te hai il problema di appenderti. Capito? Ok, vai. Devi chiuderlo. Andrea. E questo secondo qua non si usa? No, perché tra l'altro che non è perso.